Buongiorno a tutti, allora sono andato a controllare le schedine, le bollettine del gigione per quanto riguarda il weekend scorso e per quanto riguarda le partite di ieri, l'altro ieri e due giorni fa, quindi martedì, mercoledì e giovedì. Quindi partiamo subito con le bollettine e bollettine, schedine di sabato domenica, sabato domenica e basta. Perché lunedì non, ha, non mi sembra abbia giocato nessuno. Perché poi hanno fatto l'infrasettimanale martedì, mercoledì, giovedì. Quindi partiamo subito con le quattro partite che si sono disputate venerdì. Che ahimè non sono andate tanto bene, essendo solo quattro partite, avevo fatto solo le bollettine e ho sbagliato. Girona, Atletico Bilbao perché le altre le avevo prese. Poi eh, gol casa, gol ospite, ho sbagliato Ren Lione perché è finita 0-1, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ahimè un bel bip, un bel bip. Ma uno dice, vabbè, se il buongiorno si vede dal mattino è andata molto male. Veniamo al campionato spagnolo, perché si parte col pa campionato spagnolo che si è giocato sabato, domenica, eccetera, eccetera. E il campionato spagnolo allora le, la schedina quella 1-2 x eccetera eccetera ne ho prese 5 su 9 la schedina quella col gol più over over 1 e mezzo gol over 2 e mezzo eccetera ne ho prese 6 su 9 quindi di tutte e 9 le partite per quanto riguarda le bollette ahimè non ne ho presa neanche una quindi anche qui era andata molto male anche il campionato spagnolo quindi vedendo anche il campionato spagnolo messo così mi sono preoccupato poi è arrivato il campionato inglese in cui praticamente nelle schedine ne ho prese 9 su 10 sbagliando solo Bornley Wolverhampton mentre invece per quanto riguarda gli over eccetera ne ho prese 7 su 10 ma la cosa libidinuso sono state le mie bollette, allora ho preso la bollettina con le fisse quindi, in automatico, quando prendo la bollettina con le fisse, che tra l'altro pagava anche 30 euro, prendo anche la bollettina con le doppie. Siccome non ero soddisfatta a sufficienza, ho preso anche la bollettina combo del 1 più over, eccetera quindi Il pronostico più l'over 1 e mezzo quindi sono altre 28,81 euro. Quindi, globalmente, solo in questo, solo globalmente no, ho preso 30 e 14 da una bolletta 14,79 dall'altra e 2881 dalla terza. Quindi il campionato inglese devo dire che è andato molto ma molto bene. Proseguiamo, campionato italiano campionato italiano anche in questo caso allora per quanto riguarda le schedine quindi 1 x ne ho presi 6 su 9 ho detto aia è andata male addirittura sull'altra ne ho preso 3 su 9 quindi ho detto avrò fatto una schifezza assoluta e invece e invece il gigione ha azzeccato allora le fisse ho scelto Parma-Atalanta, Fiorentina-Torino, Roma-Napoli, Bologna-Sassuolo. Ho preso le quattro partite. No, scusate. Ho preso le doppie le partite con la bollettina con le doppie. Non pagava con la doppia opzione perché vi avevo consigliato di giocarmi Parma-Atalanta X2 o eventualmente di elidere la X e lasciare il 2 l'avreste presa comunque e poi Fiorentina Torino 1X Roma Napoli X2 Bologna Sassuolo 1X io ho messo solo le 12, 12 ore 56 cioè la quota più bassa se no senza togliendo il Parma Atalanta all'X2 se ne vincevano 17 ma sono voluto stare basso e dire diciamo che ne ho prese 12 e qualche cosa poi giustamente avendo preso questa ho preso anche quella col combo quindi la doppia col over e se erano altre 31 euro e qualche cosa per non farmi mancare nulla, ho preso anche quella col gol, casa gol, ospite che pagava altre 19,04 euro. Quindi 12,56, 31,29, 19,04. E anche il campionato italiano, devo dire che è andato bene, e addirittura addirittura ho rischiato di prendere. Il tricombo perché Fiorentina-Torino è finita 1 a 1 e ho rischiato di prendere anche il gol più over proprio perché Fiorentina-Torino è finita 1 a 1. Se no, facevo veramente una strage perché solo il tricombo pagava 1100 euro con 5 euro. Il Gigione, nonostante tutto, qualcosa prende. Poi vi dirò anche quant'è il totale che ce l'ho qua. Proseguiamo, campionato tedesco. Allora, campionato tedesco, schedina 6 su 8. Siamo nella media, dico, vabbè, L'altra schedina addirittura quella col gol più over, gol o over, no? Ne ho prese 4 su 8, dico, avrò fatto schifo. Poi vado a vedere Bollettina con le fisse presa, avevo scelto Borussia Dortmund, Wolfsburg, Werner Bremen, Mainz, Lipsia, Alta Berlino e Francoforte, Stoccarda. Le ho prese tutte e quattro con le fisse, quindi, automaticamente, avendo preso quella con le fisse, prendo anche quella con le doppie. Quella con le fisse pagava 25,75 quella con le doppie pagava 18,50. Siccome il Gigione non si vuole far mancare nulla, ha preso pure quella col combo. con Doppie più over 1,5 e mezzo che pagava 30,29 euro quindi altre tre bollette prese. Purtroppo ho sbagliato nel gol ospite, gol casa, solo Borussia dortmund un Bosburg perché è finita 2 0, se no portava a casa anche quella. Stesso discorso vale per il gol più over e quella tricombo, sempre Borussia dortmund un Bosburg che ahimè è finita appunto 2 0. Veniamo al campionato spagnolo, no scusate, francese, campionato francese, anche qui 6 su 9 nella schedina, quella classica 1x2, eccetera, e addirittura 4 su 9 nella, in quella con il gol o over 1,5, eccetera. Quindi ho detto, anche qui avrò fatto schifo. Invece poi vado a controllare... E sono andato a prendere eh, la bollettina, quella del gol ospite, gol casa perché Marsiglia Engers 2 a 3 ha segnato il gol ospite, Digione Nizza 0 1 ha segnato il gol ospite, Monaco Ken ha segnato 0 1 ha segnato il gol ospite, e Saint Nils 2 a 1 ha segnato ancora il gol ospite. Quindi una schedinetta che uno dice: ah, hai preso una bollettina! Cosa...? Ha pagato 32,97 euro.' quindi Nel weekend dal venerdì al sabato le mie bollette hanno fruttato globalmente 275,11 euro ditemi voi se è poco ditemi voi se è poco detto questo io vi saluto, vi ringrazio e mi appresto a fare il video che riguarda invece le, i tre campionati dell'infrasettimanale vediamo come sono andati ciao